settembre del 2015 mi alzo un giorno e faccio ok, basta, da oggi mi impegno e vedo che cosa si può realmente fare. Allora incomincio ad informarmi sul microcredito, i microfinanziamenti, e a un certo punto incappo nella Permicro e faccio ok, ci provo e scrivo una normalissima mail in cui dico di me, chi sono, gli obiettivi miei, che cosa vorrei fare, tutto quanto. Mi mando un'email, gli rispondo brevemente, poi ci scambiamo i riferimenti telefonici. Mi chiama e mi dice: guarda, io sono un ragazzo che avrei un progetto di avviare un'attività di ristorazione, tra virgolette, mi interessava capire se potevo essere finanziato da Permicro, in che modo fare questa attività. Allora cerco di approfondire un po' quello che era l'esperienza di Matteo. Da tanti anni che avevo in mente di aprirmi un'attività in questo settore, però prima sei troppo giovane, poi non hai un'esperienza, poi una serie di eventi tali da non poterlo fare. E intanto ho sempre lavorato in due settori fondamentalmente. Era la mattina, ero un impiegato di una grossa azienda cartaria, che a un certo punto trovo un secondo lavoro 3-4 volte la sera in una catena che vende e che somministra birre. Allora nasce questa seconda vita la sera in cui io mi trovo molto meglio che durante il giorno. Sei proprio sicuro di voler affrontare un'attività come imprenditore? Sì, sì, lo voglio. Cosa vuoi fare? Vorrei fare una birreria particolare. Gap Ensi Me nasce perché, anzitutto, M.I. Sta per milanese imbruttito, e quindi dentro il tema è molto una lotta, un prendersi in giro tra il nord e il sud. Quindi ti propongo un percorso. Grazie a Permicro, grazie ai mentor di Permicro Lab, e avrai un po' di compitini da fare. Quello che mi ha colpito di Matteo all'inizio è stata la sua passione per il suo progetto. Si trattava di capire se il suo progetto numericamente girava per poter fare, diciamo, avviare la sua impresa. Mi viene presentato Serge e da lì parte la scalata verso l'apertura del locale. Questo perché per poterlo fare serve un business plan. E Serge è stata la persona ideale, è stato il mio angelo custode per 3-4 e anche più mesi, ma anche ora. Abbiamo costruito il business plan insieme con le varie offerte, con i vari prezzi, ipotizzando delle quantità e il numero di clienti, e su questa base si poteva, diciamo, iniziare questo progetto. In 3 mesi sostanzialmente tutto l'iter si è svolto, dico 3 mesi dalla prima mail di settembre all'erogazione che è stata poi a dicembre. Abbiamo messo questo ambiente in cui su un muro abbiamo messo delle targhette con dei detti tipici nord-sud, su un altro muro abbiamo messo una bacheca in cui chi viene ci lascia la sua frase o il suo detto, ed è nata un po' questa guerra simpatica. Questa cosa nord-sud gioca anche sulle cose che facciamo da mangiare, specialmente nei panini. Infatti ci abbiamo due liste fondamentalmente: la sta su de dos, che sono i panini del nord, e il sta senza pensier, che sono quelli del sud. E infatti anche sulle birre comunque abbiamo preso delle birre italiane del nord e il sud, e ci piace molto molto giocare su questo. Sta andando bene. Sai che io sono scaramantico, però sta andando bene, ci sono già dei bei, insomma, risultati. Se avvi un'attività non puoi mica sperare di stare, tu sei alle Bahamas così e persone qui no. Perché tu vuoi sempre dare il massimo, sì. Questo è il tuo, allora, il tuo punto, forti, il punto di forza. Sì.